Voi conoscete già il moto circolare uniforme, allora per parlare di moto armonico partiamo proprio dal moto circolare uniforme che abbiamo già imparato a conoscere, quindi supponete di avere un punto P che si muove su una traiettoria circolare con un periodo costante, quindi di moto circolare uniforme. Ora considerate il raggio vettore, cioè il vettore che partendo dal, dal centro della circonferenza indica la posizione del punto P. Questo raggio vettore chiaramente si muove un po' come la lancetta di un orologio, anche se noi lo stiamo facendo muovere in senso antiorario, ma si può muovere tranquillamente anche in senso orario, il moto circolare può avvenire in tutti e due i versi. Ora però facciamo una cosa, prendiamo uno degli assi cartesiani, per esempio l'asse x che qui abbiamo già rappresentato, e facciamo la proiezione ortogonale della posizione del punto P su quest'asse cartesiana, quindi vado ad abbassare la perpendicolare a partire dal dal punto p sull'asse x e vado a indicare la posizione sull'asse x di questa perpendicolare e lo indichiamo con px e a questo punto vado anche a tracciare il segmento o meglio il vettore che unisce l'origine o con la posizione di questa perpendicolare questo vettore lo indichiamo con x ora immaginate Cosa può succedere quando il punto P si va spostando sulla circonferenza? La sua proiezione in qualche modo segue e si muove lungo un segmento che sta sull'asse X, un segmento la cui lunghezza chiaramente è pari al raggio moltiplicato per 2, cioè pari al diametro. E quindi abbiamo un nuovo tipo di movimento, il movimento di questa proiezione, che è su una sola dimensione, non sul piano, il movimento di questo punto viene chiamato per definizione armonico. Fin qui vi ho spiegato un po' staticamente come funziona la cosa, adesso utilizzeremo un'animazione. Allora, su Gegebra io ho rappresentato una circonferenza e un punto P che adesso si va a muovere su questa circonferenza. Do, do il via ad una piccola animazione, per il momento vedete il punto P che si muove sulla circonferenza adesso pian piano facciamo eh, spuntare tutti gli altri elementi che indicano la posizione del punto p per esempio il raggio vettore con il suo nome poi facciamo spuntare anche il vettore velocità che sappiamo essere tangente alla traiettoria nel punto p come vedete il vettore velocità segue il punto e rimane sempre perpendicolare al raggio vettore poi facciamo spuntare il vettore accelerazione centripeta che ho rappresentato in verde. Come vedete si va spostando in sincrono con gli altri due vettori e punta sempre verso il centro della traiettoria. Fin qui stiamo parlando sempre di moto circolare uniforme. Adesso cosa succede se facciamo spuntare le proiezioni ortogonali? Prima la proiezione sull'asse sull delle x. Come vedete è spuntato il punto PX, quello che avevo riportato sul disegno. Nel momento in cui facciamo muovere il punto P di moto circolare uniforme, il punto PX segue, però si mantiene sull'asse delle X e in questo modo ha un moto rettilineo perché si mantiene su una sola direzione. Ma come vedete è un moto rettilineo di natura eh, diversa da quelli che abbiamo visto finora, non è un moto uniforme, non è un moto uniformemente accelerato, è un moto avanti e indietro. Questo tipo di moto per definizione viene chiamato armonico. Chiaramente l'asse X non ha nulla di speciale, l'abbiamo solo scelto come una direzione di riferimento sulla quale fare la proiezione. Potremmo fare la stessa proiezione anche sull'asse delle Y. e avremmo un altro moto armonico, il punto PY proiettato sull'asse Y che segue lo stesso tipo di movimento solo che è sfasato rispetto a quello che abbiamo sull'asse X. La massima estensione di uno corrisponde al passaggio dall'origine dell'altro. Praticamente le distanze percorse da questi due punti materiali proiettati sugli assi X e Y corrispondono con le componenti del moto circolare. Si può anche dire che il moto circolare è la composizione di due moti armonici sfasati di un quarto di periodo, che messi insieme sui due assi cartesiani danno luogo al moto circolare del punto P rappresentato in rosso. Chiaramente avrete intuito che le posizioni dei due punti materiali, quello sull'asse delle ascisse e quello sull'asse delle ordinate, si possono ottenere a partire dalla posizione del punto P e dalla lunghezza del raggio vettore utilizzando il seno e il coseno dell'angolo che il raggio vettore r forma con l'asse delle ascisse, angolo che adesso andiamo a far vedere. Come vedete, quest'angolo cambia da 0 a 360° gradi, o da 0 a 2π man mano che facciamo muovere il punto p. Ecco, se voi fate il seno e il coseno di quest'angolo e li moltiplicate per la lunghezza del raggio vettore che in questo schema per il momento è rappresentato eh, con valore 1, ottenete esattamente la distanza percorsa dal punto px e quindi la posizione del moto armonico sull'asse delle x e la distanza percorsa dal punto py, ovvero la posizione relativa al moto armonico sull'asse delle y. Vi ricordo alcune delle definizioni che noi usiamo per il moto circolare e vediamo come riadattarle per il moto armonico. In particolare il periodo t che noi abbiamo definito per il moto circolare diventa automaticamente anche il periodo per il moto armonico. La frequenza per il moto circolare, chiaramente visto che coincide anche il periodo, coincide anche per il moto armonico. Quindi è un moto periodico il moto armonico, e insieme al moto circolare mantiene lo stesso periodo e la stessa frequenza. Attenzione, invece, quando parliamo di velocità angolare. La velocità angolare per il moto circolare uniforme l'abbiamo definita come il rapporto fra l'angolo percorso e l'intervallo di tempo, e l'abbiamo calcolata come 2π, che è l'angolo giro espresso in radianti, fratto il periodo T. Per il moto circolare si chiama velocità angolare, ha significato anche per il moto armonico, solo che per il moto armonico viene chiamata pulsazione. Perché non la chiamiamo più velocità angolare? Perché in realtà nel moto armonico non avete più un angolo, il moto armonico avviene sulla stessa direzione, quindi viene semplicemente chiamata pulsazione perché non ha più a che fare con un angolo e serve a dare una periodicità o una rappresentazione della rapidità del moto al moto armonico in cui non ci sono più degli angoli da considerare. E chiaramente le, le relazioni della pulsazione con le altre grandezze sono le stesse che abbiamo tratto dal moto circolare. In particolare, per esempio, visto che 1 su t è la frequenza, avete qui 2π per la frequenza e questa relazione vale anche per il moto armonico. Ora, nel caso del moto eh, circolare, noi abbiamo diversi esempi pratici di oggetti che si muovono di moto circolare, abbiamo fatto l'esempio delle lancette dell'orologio, abbiamo fatto l'esempio del moto della Luna attorno alla Terra o della Terra attorno al Sole. Ma chiaramente anche per il moto armonico abbiamo bisogno di esempi pratici. Cosa nello specifico segue un moto armonico? Beh, ci sono dei casi che abbiamo visto in laboratorio in particolare. Se voi eh, immaginate di collegare ad una molla un pesetto. Voi sapete che in condizioni statiche semplicemente il pesetto fa allungare la molla in proporzione alla forza peso dell'oggetto che abbiamo attaccato alla molla. Però se noi spostiamo il pesetto dalla posizione di equilibrio e lo lasciamo andare, quello che succede è che il pesetto comincia ad oscillare in su e in giù e questa oscillazione si può dimostrare con le leggi della dinamica che faremo più avanti che Segue un moto esattamente armonico come quello che, che avete visto nella simulazione con GeoGebra nel caso dell'asse verticale. Ovviamente una molla può essere posizionata anche in orizzontale e otterreste un moto armonico anche sull'asse orizzontale. Però diciamo quello che noi abbiamo definito in modo puramente matematico come proiezione ortogonale in realtà è la descrizione di un, moto, di un tipo di moto che può effettivamente avvenire. Basta prendere un oggetto eh, sottoposto ad una forza elastica, il moto risultante è eh, di tipo armonico. Vi posso fare un altro esempio molto particolare, lavoriamo qui un po' più di fantasia, immaginiamo di che questa qui che adesso sto disegnando con il compasso sia la Terra, il nostro pianeta. Ok, supponiamo di trovarci noi qui, in questo punto. Dalla parte opposta della Terra troviamo gli antipodi che nel nostro caso corrispondono grossomodo con la Nuova Zelanda. Adesso noi da una parte all'altra, passando per il centro della Terra, immaginiamo di scavare un, una buca, una buca così profonda da arrivare da una parte all'altra. Immaginate di poter percorrere l'intera distanza che separa noi dall'altra parte del globo. Ora è chiaro che si tratta di un lavoro di pura fantasia, non è materialmente possibile scavare un buco del genere, ma immaginiamo di poterlo fare. Eh, le dimensioni del foro in termini diciamo di larghezza sono un po' esagerate, non è in scala, dovete pensare a un foro in cui ci possa entrare una persona. Ora, eh, fate questo tipo di diciamo, di esperimento mentale. Voi vi trovate in prossimità di questo foro e immaginate di buttarvi dentro alla buca. Voi sapete che la forza peso è diretta verso il basso, quindi quando vi trovate in prossimità del bordo del foro, appena vi lanciate all'interno, siete sottoposti ad una forza peso diretta verso il centro della Terra, quindi sapete che verrete attirati verso il centro. D'altro canto, immaginate di percorrere l'intero raggio della Terra e di essere arrivati qui esattamente al centro. È chiaro che per ragioni di simmetria, quando siete al centro, la forza di gravità non può più esserci. Se siete al centro la forza di gravità se c'è non può avere nessuna direzione preferenziale, quindi l'unica possibilità è che al centro si abbia forza uguale a zero. Al centro si è in perfetto equilibrio, il problema è che si è attratti dalla terra un po' in tutte le direzioni e la somma di tutte le forze agenti vale zero. Quindi in realtà la forza è come quella esercitata da una molla quando vi trovate nella posizione di equilibrio, se vi allontanate dal centro siete sottoposti ad una forza di richiamo. Ma se siete esattamente al centro la forza è nulla. Quando proseguite oltre siete sottoposti ad una forza di gravità diretta verso il centro e precisamente quando arrivate all'altra estremità, immaginate una persona che si trovi qui chiaramente con la testa e i piedi rivolti al contrario, chiaramente una persona che si trovi qui e faccia l'esperimento dall'altra parte è sottoposta ad una forza peso diretta esattamente al contrario. Quindi esattamente come quello che succede nel caso di una molla, una molla che sia uh, fissata con l'equilibrio qui al centro e poi viene spostata dall'equilibrio e allungata di una quantità pari al raggio terrestre. Quindi è una forza di richiamo, si può dimostrare che la forza di gravità in questo caso si comporta esattamente come, eh, come la forza elastica, segue la legge di Hooke, questo supponendo che la Terra sia perfettamente omogenea nella sua distribuzione di massa e quando si ha a che fare con una forza elastica il moto risultante è armonico, quindi voi avete una forza che vi attira verso il basso, poi passate dal centro, avete qui la velocità massima, dopodiché sentite un'inversione piedi-testa, non nel senso che vi girate, ma sentite che la forza di gravità è diretta esattamente al contrario, vi sentite messi sotto-sopra. Proseguite oltre, qui arrivate praticamente fermi, salutate i neozelandesi, Dopodiché cadete al contrario, accelerate di nuovo, passate dal centro della Terra a velocità massima e tornate nella posizione di partenza. È anche possibile, conoscendo la forza di gravità terrestre, fare il calcolo di quanto tempo è necessario, di quant'è il periodo di questo moto armonico e quindi quant'è la frequenza. Non abbiamo ancora gli strumenti per farlo con voi, ma vi posso dire che nel caso della Terra questo periodo è di circa due ore. In pratica voi in circa un'ora arrivate in Nuova Zelanda e in circa un'ora tornate indietro nella posizione di partenza. Per ragioni pratiche di pressione e temperatura non è assolutamente possibile scavare un buco del genere, è solo un lavoro di immaginazione, ma se il buco ci fosse funzionerebbe esattamente come abbiamo raccontato. Tenete conto che si tratta di un viaggio di 12.000 km in andata, e altrettanto in ritorno, quindi pensate un po' quanto si, quanto si andrebbe veloci passando dal centro della Terra. Però è un esempio di moto armonico. E anche se questo è un lavoro di fantasia, tra i modelli atomici sicuramente vi è stato spiegato un po' come funziona il modello attualmente utilizzato e vi sarà stata fatta anche un po' di storia, cioè i primi modelli atomici via via superati. Vi ricordate come si chiama il primo modello atomico che è stato utilizzato per spiegare alcune caratteristiche almeno dell'atomo di idrogeno e poi è stato superato perché si è visto che su altri aspetti non funzionava. Però aveva un suo perché quel modello, vi ricordate che nome aveva? E anche chi è lo, lo scienziato che ha, che ha tirato fuori Thomson, Esattamente il nome, è, anzi il cognome è Thomson e il modello veniva chiamato Appanettone. Il termine inglese è un po' diverso perché chiaramente nella nostra tradizione l'abbiamo adattato a, ai dolci tipici italiani, ma si chiamava Plum Padding Model. È un modello in cui voi avete una carica positiva distribuita grosso modo in forma sferica all'interno della quale ci sono gli elettroni, cioè la carica negativa distribuita un po' come i canditi all'interno del panettone, non so se vi è stato raccontato un po' così, lo so che fa un po' ridere visto in questo modo, ma in realtà il modello era assolutamente serio, ora immaginate che di elettrone ce ne sia uno solo, perché state descrivendo l'atomo di idrogeno, e sia posizionato qui. Bene, la carica positiva distribuita uniformemente in questa sfera si comporta un po' come la massa all'interno della Terra, cioè esercita una forza esattamente come la forza di gravità dovuta alla, alla massa della Terra e il piccolo elettrone messo da, da qualche parte qui si comporta un po' come il personaggio che si è buttato all'interno del buco nella Terra, cioè se viene spostato dalla posizione di equilibrio al centro questo elettrone segue un moto armonico di cui si può calcolare la frequenza. E si era visto che il periodo di oscillazione corrispondeva grossomodo col periodo della radiazione elettromagnetica emessa dall'atomo di idrogeno, anche se solo in ordine di grandezza, in un modello fatto esattamente in questo modo. Quindi c'era tanto di trattazione matematica basata su questo modello qui, sul moto armonico. Capite quindi che il moto armonico non è soltanto una curiosità matematica vista come proiezione del moto circolare, ha applicazioni pratiche. Poi il modello è stato abbandonato per altri motivi. Ci sono stati esperimenti che hanno dimostrato che la carica positiva non può essere distribuita come abbiamo qui raccontato, ma deve essere concentrata in un piccolo spazio che oggi viene chiamato nucleo. Però non è così banale immaginare il nucleo, nessuno ha mai visto il nucleo per come possiamo immaginare di vedere le cose, non c'è il microscopio che ci consenta di farlo.